Continuiamo a parlare del torneo delle regioni qui su Idea Web TV. Quest'oggi terza giornata, una terza giornata molto molto importante, ricca soprattutto di gioie per il Piemonte, tante vittorie importantissime per le selezioni sabaude. Noi ne parliamo ovviamente con Andrea Rubiolo, il nostro inviato dalla Sardegna, per il consueto aggiornamento e resoconto giornaliero. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Idea Web TV. Allora Andrea, una giornata che sorride ai colori piemontesi. Io direi di partire subito con la vittoria degli Juniores calda, la partita è terminata da pochi minuti, un successo in rimonta che tiene vive tutte le speranze di qualificazione. Sì, un successo che a dir poco entusiasmante, perché la gara si era messa malissimo per i ragazzi di Mister Del Vecchio, in svantaggio dopo appena 17 secondi, un gol lampo su calcio di rigore trasformato da Mangione, che appunto realizzato questo massimo punizione concessa per fallo di Scarlatti su Connorieri. Dopodiché la rappresentativa sabauda ha provato chiaramente a raddrizzare le cose, ma un'azione clamorosa, targata tutta Cuneo, ha negato le gioie del gol. Prima infatti Colaiani ha colpito una traversa da distanza chilometrica, successivamente Dal Masso non è riuscito a ribadire in rete, complice anche una grandissima parata di Belloro, e infine Tolosano dal limite raccoglieva per l'ennesima volta la sfera calciandola di poco alto. Nel miglior momento della formazione piemontese arrivava il 2-0 firmato da Balestriero al termine di una mischia viziata da un presunto fuorigioco. Da qui in avanti solamente più Piemonte Valle d'Aosta. Al 46esimo di primo tempo, poco prima di l'abito mandasse tutti a prendere un peccato, penalty anche per i biancorossi, per fallo su Tolosano, il muschese Tolosano. Dal dischetto l'albese, Colaiani, che spiazza il portiere e realizza. Nel secondo tempo monologo piemontese, ma per vedere l'aggancio, ovvero il pareggio alla formazione di Liguri, occorre attendere fino al 26esimo del secondo tempo, quando un cross alla destra di Buso, giocatore dell'Acqui, attraversa tutta l'area di rigore e termina sui piedi di Naturale, giocatore del Lucento, che di prima intenzione trafigge Belloro. Il monologo continua e la verba offensiva piemontese non si spegne, e dal 38esimo arriva il meritato gol del vantaggio, ancora firmato Naturale, che prima trova un Belloro straordinario sulla propria prima conclusione. La sfera esce dall'area, viene raccolta dall'Olmense, Dal Masso, che la rimette in centro ancora per Naturale, e questa volta può festeggiare il gol della vittoria. Diciamo che è una Juniores gasata, anzi Naturale. Allora, una vittoria molto importante e una vittoria esaltante della rappresentativa di Del Vecchio, vittoria esaltante anche per gli allievi che hanno travolto la Liguria nel segno di Andrea Barbero. Sì, esattamente, dici proprio bene, nel segno di Andrea Barbero, ma nel segno anche dei cuneesi, il Romanello e all'Asia, perché dopo essere andati in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Cestone a inizio gara, la contesa si era messa leggermente più difficoltosa all'inizio ripresa, quando Gramatella aveva trovato la via del pareggio. Da qui in avanti anche solo Piemonte, con un palo di Romanello, nel cuneese Romanello, una traversa di Scramozza e una traversa di Allagia al termine di una cavalcata veramente devastante. Da qui in avanti solamente Barbero, che firma il suo altro personale condito da un assist di Romanello. Quindi allievi che vincono, restano in corsa per la qualificazione. Un altro sorriso è arrivato dalla giovane formazione del futsal, del calcio a 5, che oggi ha vinto 3-1 nel proprio impegno. Una vittoria che era pronosticabile, visto anche il valore
medio-basso della Liguria. Comunque complimenti a questi ragazzi che si stanno divertendo molto, stanno facendo molto gruppo, io li vedo quotidianamente, erano anche prima presenti a sostenere gli juniores e questo si chiama vero spirito piemontese. Tornando alla partita, una vittoria meritata ancora nel segno di Macri, che dopo la tripletta di ieri ha messo segno una doppietta decisiva quest'oggi contro la Liguria, che sommata alla rete di Medico ha consentito alla formazione sabauda di portare a casa la partita con il punteggio di 3-1. Infine, una nota un pochino stonata rispetto agli altri risultati, il pareggio dei giovanissimi che si sono fatti rimontare due reti con un secondo tempo veramente sciagurato. Sciagurato, ma soprattutto molto sfortunato, Edgar, perché il tempo, anzi il vento devastante che si sta battendo qui sulla Sardegna condiziona non poco le gare in programma. Con il vento a favore la formazione di Mister Zambetti era riuscita a matare, o quasi anzi, la resistenza ligure grazie alle reti di Sappiotti, giocatore della sempre più sorprendente J-Star, e all'ancora rete di Casagrande, dello sfortunato Casagrande. Poco prima dell'intervallo, attraverso Di Maci aveva lasciato intendere che la contesa sarebbe finita ampiamente a favore dei piemontesi. Mai, diceva la Liguria, che nel secondo tempo con il vento a favore, nel giro di 5 minuti, Corinne Mese e Gentile ha sovvertito ogni pronostico andando a pareggiare per due pari. E adesso si aspetta una giornata molto molto importante, la giornata soprattutto della femminile che vedrà il proprio destino deciso. Sì, diciamo che domani ci si gioca il primo pass per le semifinali, la formazione di Mister Poderaro affronterà il Molise, una formazione che sulla carta non è nulla di trascendentale, diciamo. Il problema è la differenza reti con il Lazio, che affronterà la Liguria. Formichina, e gli uccellini parlano. L'anno scorso la Liguria fece lo sgambetto Piemonte nell'ultima giornata e consentì al Lazio di passare e vincere il titolo. Le donne non si possono chiaramente andare a gesti scaramantici del rito. Comunque, chi lo sa, domani bisogna vincere con le orecchie sull'altro campo e poi si vedrà. E ovviamente noi di Idea Web TV ci saremo con tutti gli aggiornamenti del caso. Allora noi ringraziamo Andrea Rubiolo e ovviamente gli auguriamo buon lavoro per questa importante quarta giornata del Torneo delle Regioni. Grazie Andrea. Grazie mille, grazie a tutti voi.